Maxi vertici a Sulmona per fare il punto sull'emergenza incendi, con la presenza del presidente d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, il capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Bruno Fratassi, il procuratore capo di Sulmona, Giuseppe Balelli, il prefetto Giuseppe Rinaldi, l'assessore regionale Andrea Gerosolimo e i sindaci di Sulmona, Pacentro, Sant'Eufemia e Maiella. 900 ettari di territorio prese di mira in luoghi spesso irraggiungibili dai mezzi di soccorso, dove solo tra la conca Peligna e il Morrone si sono raggiunti 500 ettari di suolo bruciato. Dal vertice è emerso che sarà il prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, a coordinare gli interventi straordinari tra vigili del fuoco, esercito, carabinieri forestali, polizia, protezione civile e volontari, insieme ai direttori delle operazioni di spegnimento. Gli addetti ai lavori alzano la polemica verso la soppressione del corpo forestale, abolito dal 1 gennaio dalla riforma media, che ha causato gravi disagi a vigili del fuoco, rendendo difficile la gestione dei turni senza avere i mezzi adeguati per fronteggiare l'emergenza. Emergenza aumentata dal fatto che l'Abruzzo è tra le poche regioni a non possedere mezzi aerei sufficienti per proteggere il polmone verde d'Europa, dalle mani di piromani senza scrupoli che quest'estate hanno reso la vita di protezione civile e vigili del fuoco impossibile. Per fronteggiare al meglio la situazione, in questi giorni hanno collaborato carabinieri, polizia, volontari di protezione civile, vigili del fuoco e 40 uomini dell'esercito, per garantire anche un'attività di prevenzione attraverso il costante presidio delle zone maggiormente colpite, per scongiurare altre azioni criminose. Sul Morrone arrivano anche i superalpini per spegnere il rogo presente da sabato. Si tratta di un reparto speciale che fa parte del 9° Reggimento dell'Aquila, costituito specificamente per l'emergenza di protezione civile, che ha già preso parte al soccorso di Rigopiano all'emergenza neve in Abruzzo, operando anche nella zona di Amatrice. C'è stata e c'è un'emergenza che purtroppo chiama in causa questo fatto maledetto del fuoco. Non un fuoco accaduto per caso, ad incerta ragione all'inizio, ma un fuoco che secondo me riconduce a mani scellerate e barbare. Per questo abbiamo voluto anche la presenza del capo della Procura della Repubblica di Sulmona, perché con lui e con le forze dell'ordine competentissime di Sulmona e della provincia dell'Aquila vogliamo ricercare anche i responsabili. Abbiamo dialogato col ministro della difesa, col sindaco di Sulmona, con il presidente della provincia, con l'assessore alle aree interne, col ministro più volte per fare in modo che si capisse non solo il valore emotivo, ma il valore organizzativo di questo supporto di 40 uomini dell'esercito.